misure restrittive che sono state adottate per 15 giorni stanno portando dei frutti. Non è stato naturalmente facile vivere questi giorni, però era comunque indispensabile. Il mio auspicio è che questo nostro sacrificio non vada perso, insomma, perché se effettivamente questa è la strada giusta per ridurre quello che è il numero delle persone contagiate, forse dal mio punto di vista sarebbe stato utile magari anche proseguire ancora per almeno una settimana. Io voglio evidenziare che purtroppo nel mio paese abbiamo ancora parecchie persone in casa con febbre, per cui queste potrebbero essere tutte anche persone potenzialmente contagiate, per cui per quello che dico nuovamente che forse un'altra settimana, almeno nel mio paese, come misura restrittiva, come erano nei 15 giorni, forse sarebbe stata utile. Non bisogna però dimenticare che abbiamo anche tutte delle attività produttive che, a scapito diciamo della salute, stanno comunque in qualche modo soffrendo. Cioè, l'importante dal mio punto di vista è tutelare comunque quella che è l'aspetto della salute, senza però trascurare anche l'aspetto economico. Forse bisognerebbe trovare delle misure, diciamo, una via di mezzo tra l'estrema chiusura totale e quella che è la libertà di fatto che oggi c'è di poter lavorare, di poter in qualche modo circolare.